A Pesaro c'è stata grande opportunità di sbloccare il punteggio, ci dispiace per Piccioni che sta vivendo una stagione molto particolare, ancora a digiuno, lo scorso anno ha fatto molto bene direi a Sant'Arcangelo, al di là della doppia cifra ma anche per il numero degli assist. Sì, noi cerchiamo in tutti i modi anche di proteggere i nostri ragazzi, perché Piccioni merita tutto il nostro sostegno, perché in settimana, perché in ogni partita ha sempre dato tutto. Siamo convinti che anche sabato può essere l'occasione giusta per rilanciarsi, ma sabato a Pesaro lui voleva battere questo rigore, ha preso subito la palla perché era più che convinto di sbloccarsi. E quella deve essere la mentalità, non mollare e andare avanti contro qualsiasi tipo di difficoltà. Tra l'altro rigore che si era procurato con un'ottima incursione persa, che sta crescendo a vista d'occhio, come giustamente diceva Santo Federico, però è anche il momento di parlare, caro direttore, di mercato. Dove bisogna intervenire? Facile facile proprio. Ma stasera vorrei parlare di altro, mancano 3 partite al mercato, probabilmente sarà prolungato fino a fine gennaio. Ah bene, questa è una notizia che ci dai. Quindi mancano 3 partite più altre 3. Quindi tu dici c'è tempo per parlare. Cioè da qui al 31 gennaio può capitare di tutto, possiamo anche fare 6 vittorie consecutive e lasciare la squadra così com'è. Non ci sbagliamo se le priorità sono 3, attaccante, centrocampista, di struttura o... Sì, più che di struttura un giocatore muscolare. Muscolare? E poi un difensore, un centrale di sinistra? È un difensore, possibilmente mancino, ma credo che un po' tutte le squadre si stiano muovendo nella stessa direzione, quindi rinforzare tutti i reparti. Noi con i giovani abbiamo fatto un ottimo lavoro, quindi probabilmente i rinforzi saranno anche giocatori con un po' più di esperienza.